Te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e con il tuo potere e aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Francesco. Ricordati, o Padre, di tutti i tuoi figli. Tu, o Santissimo, conosci perfettamente come, angustiati da gravi pericoli, solo da lontano seguono le tue orme. Da loro forza per resistere, purificali perché risplendano, rendili fecondi perché portino frutto. Ottieni che sia effuso su di loro lo spirito di grazia e di preghiera, perché abbiano la vera umiltà che tu hai avuto. Osservino la povertà che tu hai seguito, meritino quella carità con cui tu hai sempre amato Cristo crocifisso. Egli vive e regna col Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria Addolorata. Maria, Vergine Madre Addolorata, accogli anche noi e questa comunità di devoti fedeli che in questo antico santuario dedicato al tuo titolo di Addolorata ti venera e ti invoca con tanta umiltà e tanta speranza. A te, Maria, affidiamo i nostri bambini, i nostri giovani, le nostre famiglie e particolarmente gli anziani, gli infermi e gli emigrati. Siamo tutti tuoi figli, vicini e lontani. Noi ci stringiamo a te, solleviamo le nostre braccia verso di te, fissiamo i nostri occhi nei tuoi occhi e i nostri cuori nel tuo cuore. Vogliamo col nostro amore riparare le offese fatte a te e a Gesù. Vogliamo asciugare le tue lacrime come tu asciughi le nostre. Madre Addolorata, noi ti amiamo e ti ameremo sempre. Amen. San Michele Arcangelo, principe delle celesti milizie, grazie e gloria a te
e ai tuoi santi angeli. Vieni con i tuoi santi angeli ad adorare insieme a noi Gesù che scende sull'altare. Mandali da Padre Pio a cantare inni di cielo in quel luogo di cielo. San Gabriele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo, pregate con noi. Voi tutti, angeli e santi del Signore, pregate per noi. Amen. Sul foglio, canto numero 45. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Le letture che ascolteremo ci parlano, come l'antifona stessa di ingresso, della provvidenza, della misericordia e della bontà infinita di Dio. Vedete a chi andiamo noi a rivolgere la preghiera? Non al vuoto, non a un Dio che non ci ascolta. Perciò facciamolo come figli, consapevoli e grati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa,
mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che con i tuoi gloriosi doni di salvezza ci rendi partecipi dei beni del cielo, guidaci e accompagnaci alla splendida luce della tua dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita e ti circonda di bontà e misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Non è in lite per sempre, ma rimane adirato in eterno. Non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Misericordioso e pietoso è il Signore. Per quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Misericordioso e pietoso è il Signore. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre,
ho peccato verso il cielo e davanti a te. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolto tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui ha ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
La parabola del figlio il prodigo è una delle pagine più belle e interessanti del Vangelo. Racconta una storia vissuta e mai capita di relazioni tra Dio e noi, tra la divinità e l'umanità. Quindi interessa pure a voi. Sì. La parabola Gesù questa volta la dice perché si trova davanti a pubblicani e peccatori. Altre volte no, scribi e farisei. Se Gesù questa volta si rivolge ai peccatori, ai pubblicani, significa che o l'argomento interessa maggiormente questi, oppure intende scoprire una verità che giustifica e condanna. Giustifica nel senso di dire pane al pane, vino al vino, ma condanna la mentalità dei farisei e degli scribi. Fanno un po' come dei falsi ricchi. No, perché ha guadagnato qualcosetta, adesso si crede di possedere tutto il mondo. Così questi farisei, perché stanno lì sulla cattedra di Mosè, si credono gli uomini più sapienti del mondo. Non è così. A Dio creatore interessano proprio gli ultimi, ignoranti, i disperati. Cosa avete sentito prima dalla lettura di Michea? Dice che Dio ci ha visti nella foresta ed è venuto a tirarci fuori. Sapete cosa significa la foresta? A voglia se lo sapete. Fuori della città, prima. Smarrito, perché è tutta ombra, non sai più da quale parte girarti. La società era da questo punto. Quante generazioni, tutte, come smarriti nella foresta. Gli animali selvatici sono smarriti nella foresta o vogliono stare nella foresta e non nella città? Beh, ma gli uomini vogliono stare nella città, giustamente. E invece si ritrovano nella foresta. E allora Michea dice: ecco il Signore, tu devi cessare della tua ira, devi venire e manifestarti nel tuo amore, perché noi siamo la tua eredità. La tua eredità. Dove abita Dio? In cielo, in terra, in ogni luogo, ci ha insegnato il Catechismo. Però noi consideriamo i due tempi, quello della terra e quello del cielo, che quello non è un tempo, ma è tutto il tempo, l'eternità, dove il Signore vive e ci aspetta. Allora, tu getterai in fondo al mare, dice Michea, tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà. A questo popolo che ami restituirai il perdono. E lasciamo stare. Torniamo al Vangelo, la parabola del figlio il prodigo. Questo padre aveva due figli. Non dice un uomo aveva due figli. Padre! Perché realmente Dio è padre, sia di quelli che ci credono e sia di quelli che non ci credono. Sia di quelli che sono felici di stare a casa sua e sia di quelli che invece vanno in cerca di buona sorte, di piaceri, e poi finiscono che non possono mangiare neanche le ghiande dei maiali. Così, Due figli. Il più giovane, dice l'inesperienza, no? Chi è più avanti nell'età è sempre un po' più riflessivo, più saggio. Ma vediamo che ognuno di questi due sono due chiodi, così diceva Padre Pio,
certi si raccomandavano a lui, ma erano tutti chiodi. La mamma disse, padre, io non ce la faccio più, 3 figli, 3 chiodi. E vabbè, ma me li prendo io, facciamo altri chiodi. Dammi quello che mi spetta, perché me la voglio godere. Qualche giorno raccoglie tutto e parte. All'inizio, figuratevi, una pacchia, aveva tutto da spendere, aveva la possibilità di infangarsi in ogni vizio, poi finisce queste cuccagne. E allora deve fare qualche lavoro se vuole campare. Gira e gira, che trova uno che gli dice, ma se vuoi, questo ti posso dire, oh, i maiali li vai a pascolare. Vabbè, andiamo a pascolare i maiali, qualcosa mi darà. Direi niente, non poco niente, niente. La fame nera, disperata. Voleva mangiare la ghianda dei porci? No, tu quello non la tocca, quello spetta ai maiali. A quel punto proprio ci rimane più nessuna ragione di poter continuare a vivere, perché quella vita era una umiliazione peggiore della morte. Rinsavisce. A casa di mio padre ci sono i servi, ma si godono la vita, hanno tutto. Torno, gli chiedo perdono e spero che mi accolga per farmi vivere come uno dei servi. Parte, arriva e trova il padre che stava in mezzo alla strada. Quando un figlio sceglie questo tipo di vita, mette il padre in mezzo alla strada. Lui se ne va per fatti suoi a divertirsi, e il povero padre ad aspettare in mezzo alla strada. Sembra che sia il padre ad aver perso tutto, perché in quel figlio vedeva tutto, lo voleva, lo amava e s'aspettava di potergli dare tutto il bene che aveva. Torna, padre, io non sono degno, prendimi come uno dei tuoi garzoni. Qual è la risposta del padre? Non esiste. A questo ragionamento logico, direi di coscienza, finalmente, quello lì ha ritrovato la coscienza, il padre non risponde. Perché? Questo era importante, che tornasse. E adesso che è tornato, che si fa? Si fa festa. Si fa festa. E infatti questo brano del Vangelo finisce proprio così, che si fece festa, ammazzato il vitello grasso. Come ha fatto Dio Padre a fare festa con il mondo pagano? Perché i due fratelli qui sono gli ebrei e i gentili, vecchia e nuova alleanza. Quelli storti, però alla fine hanno osservato i comandamenti, sono rimasti con la fede in Dio. I pagani si sono persi completamente. Ora il padre lo vuole recuperare, manda il sacrificio a sacrificare il figlio. Questo è il punto. E qui non si parla di un figlio sacrificato, invece tutto questo discorso ha importanza, perché la redenzione è la ragione superiore che raddrizza la creazione. Quello che era smarrito ritorna. I gentili, idolatri, adoravano gli dèi, sono tornati ad adorare il vero Dio. I nostri paesi erano tutti idolatri. I nostri adoravano le pecore, le vacche, non so, il vitello. Allora, questa redenzione esige
una vittima, un sacrificio. Ammazzate il vitello, si può fare festa, mangiamo tutti insieme, beviamo, dice il padre. E infatti è giusto, perché questo era perduto ed è stato ritrovato, era morto e ora è vivo. Discorso del padre. E il discorso del fratello più grande? Tutto diverso. Sente che stanno facendo banchetto, suonano, cantano. Domanda al servo, prima di entrare a casa, ma che è successo? È tornato tuo fratello, e tuo padre sta facendo festa, ammazzatemi dello grosso. Ah sì? A me non ha dato mai, non mi ha regalato mai un capretto per far feste con gli amici. E questo che ha sciupato tutto con le prostitute, torna e trova tutta questa accoglienza, questo abbraccio. Io non voglio rientrare. Questa non è più casa mia, quello non è più mio padre, l'altro non è più mio fratello. Via, e se ne va. Il povero padre si affretta, prima che si allontani, vieni, torna, tuo fratello è venuto. Ma tu sai, si era perso, adesso l'abbiamo ritrovato, vieni, stiamo assieme. Niente da fare. Gli ebrei non stanno assieme a noi, non mangiano le carni grasse che mangiamo noi, cioè il sacrificio di Cristo, l'Eucaristia, l'Eucaristia. Dio che scende, Dio che si fa, si nasconde sotto il pane, i sacramenti che fanno scendere dal cielo fiumi di grazie, di misericordia. Pensate che operazione travolgente, superiore ad ogni immaginazione. Dio fa scendere dal cielo, avrebbe dovuto far scendere la grandine, no, i fulmini. No, fa scendere le grazie, il perdono, la gioia, la speranza. Noi possiamo alzare la testa e guardare il cielo, pur avendo fatto una vita da animali. Gli animali non guardano in cielo, sempre per terra, perché là trovano le risorse per vivere. Che ci devono, mica possono mangiare le stelle. Giovanni, di là le stelle non ci arrivano. È grande il Signore, è stupenda la verità che ci viene posta da Gesù davanti agli occhi. È commovente la sua misericordia. Ha detto altrove, ma non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a salvare i giusti, ma i peccatori. Ed è la risposta, anzi è la migliore spiegazione di questo brano del Vangelo. Io medito, rifletto, trovo, quanto più scavo, più sapienza. E di tutto mi meraviglio. Perché noi non solo queste cose non le avremmo neanche immaginate, ma ora che Gesù le ha realizzate, addirittura ci passiamo vicino. Quanti sono quelli che veramente tornano a casa dopo una vita di peccato? Ma che cosa aspettano? La morte? No, hanno solo paura della morte. E allora? Che vita è? Una vita senza Dio, senza grazia, senza pace. E questo sapete perché riescono ad andare avanti? Fanno la vita dell'ubriaco. L'ubriaco non ragiona più. Inzuppata di vino, sta bene così. Non ha bisogno di ragionare, non ce la fa nemmeno. Il peccato produce questo effetto sull'anima, ubriaca del vizio, e spegne ogni luce di verità. Pregate il Signore, pregate, e per noi, io dico a voi, voi ditelo a me, ma pregate soprattutto, come diceva Padre Pio, per i perfidi e per i peccatori, per quelli che non pregano. Pregate per i sani e per i malati,
perché spesso le cose vanno al rovescio. Quelli che sono malati fisicamente, spiritualmente sono i sani e viceversa. Allora la preghiera raddrizza tutto questo, questo stortume, e ci riconsegna come figli amati al Padre che aspetta in mezzo alla strada. Gesù vi aspettate qui questa mattina. Il Padre Celeste ci aspetta dappertutto, come lo stesso Gesù. Viene e chiama gli apostoli. Ricordate Matteo, gabelliere, ma stava a fare il suo mestiere, funzionava così bene. Passa Gesù e dice, seguimi. Ha lasciato tutto e l'ha seguito. Che il Signore ci chiami sempre e che noi siamo capaci di lasciare una parte sbagliata della vita e prendiamo quella giusta. Perché? Perché non viviamo in eterno qua. E allora è meglio pensarci prima. La Quaresima è un suggerimento. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Con la morte e risurrezione del tuo Figlio hai offerto al mondo la salvezza. Aiuta la Chiesa a radunare tutti gli uomini nel tuo paterno abbraccio. Noi ti preghiamo. Ti rallegri e fai festa per un solo peccatore pentito. Guarda con bontà a tutti coloro che camminano su vie di morte, perché con la tua grazia possano iniziare una vita nuova. Noi ti preghiamo. La fedeltà del tuo amore supera ogni pretesa di giustizia. Suscita in tutti coloro che hanno il compito di guidare e governare le nazioni il desiderio sincero di cercare e di promuovere il bene comune. Noi ti preghiamo. San Giuseppe, chiedi per noi a Gesù la conversione del cuore. San Giuseppe, chiedi per noi a Gesù la conversione del cuore. Sul foglio, canto numero 56. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Il sacrificio che ti offriamo, Signore, infonda in noi una forza di redenzione, che ci preservi dalle intemperanze e ci disponga a ricevere i doni della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo capito quanto è grande l'amore del Signore per noi. E allora parliamogli con la fiducia di figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali.
concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore, scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sul foglio, canto numero 49.
comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. La nostra ardente supplica. O caro San Giuseppe, noi affidiamo a te la nostra ardente supplica. Tu dillo a Maria. Giuseppe, uomo giusto, tu stesso dillo a Dio. Col dolce suo sorriso, Maria, a te rivolta, risponderà così. Insieme alla Vergine, tu prega il buon Gesù e lui t'esaudirà. Noi siamo tanto indegni, ma per la sua bontà Gesù dirà di sì. Sull'anima ci grava il peso dei peccati e dell'ostinazione. La tua intercessione è tutta la speranza di ottener perdono. O umile custode del Verbo incarnato, tu muoviti a pietà. Proteggi la famiglia dalle infedeltà col tuo santo aiuto. Ispira ai nostri giovani la vita di purezza che rende cari a Dio. Assisti i moribondi, sostieni il loro spirito al cospetto di Dio. Patrono della Chiesa, abbraccia tutti noi, presentaci a Gesù. Benedetto Gesù Cristo, vero divino.
Figlio, bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, agisca profondamente nel nostro cuore e ci renda degni del tuo perdono e del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, Padre di misericordia, conceda a voi la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Gesù, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino quaresimale. Amen. Lo Spirito Santo vi doni sapienza e fortezza, vi sostenga nella lotta contro il maligno per celebrare con Cristo la vittoria della Pasqua. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ancorati ai sacramenti, fiumi di grazia che scendono dal cielo per la misericordia di Dio Padre, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sul foglio, canto numero 60.